La prossima settimana, dopo l'incontro con il capo dello Stato, al via l'iniziativa per sbloccare la situazione da Sochi. Per l'inizio delle Olimpiadi, il premier Letta prova ad accelerare per uscire dalla palude in cui è finito il governo. Non si fa attendere la risposta del sindaco di Firenze. Bene, era ora, ma sull'eventualità di un rimpasto Renzi taglia corto. Mi prendono le bolle solo a parlarne. Il dualismo Letta-Renzi e la ventilata ipotesi di staffetta per la poltrona di Palazzo Chigi diventa terreno fertile per possibili attacchi di contrapposizione dannosa per il paese, parla Alfano, mentre Berlusconi usa toni da campagna elettorale moderati, promette avranno la maggioranza nel paese. Per il ministro della difesa Mauro, impegnato nella presentazione del nuovo partito di centro Popolari per l'Italia, più che di elezioni il paese ha bisogno di azioni. Per una volta invece Beppe Grillo è costretto a giocare in difesa dopo la richiesta 9 anni di reclusione per il blitz pro tab. Comunque io confido nella giustizia, sono sereno, sono calmo, sono sereno e sono molto sereno, va bene? Per quanto riguarda l'economia invece, un nuovo allarme giunge dal governatore di Banca Italia. Per Ignazio Visco i segnali di crescita iniziano a vedersi, ma la ripresa è ancora debole.